Perché il cardiologo negli anni 20? Perché stiamo assistendo ad una serie di mutazioni della gestione, nella diagnosi, nella stratificazione prognostica, nella terapia di una serie di cardiopatie. È un momento estremamente tumultuoso da questo punto di vista e quindi il congresso vuole mettere in evidenza quindi la presenza degli avanzamenti di tipo tecnologico, il modo di affrontare da un punto di vista interventistico una serie di cardiopatie. Che cosa il cardiologo deve cambiare nella propria cultura rispetto a quello che negli anni 10 di questo secolo si poteva fare? Si andrà verso un approccio quanto più completo, in coerenza e in rete con tutto quello che sono gli altri protagonisti dell'assistenza, finalizzando il tutto ad una gestione quanto più efficace del paziente nelle sue fasi di malattia. Il progetto è l'innovazione, la possibilità di poter in qualche modo individuare e sviluppare modelli diagnostici e terapeutici innovativi. Quando riguarda la situazione della cardiologia in Sicilia, che è una buona cardiologia, il problema quindi oggi, è quello come dire, del personale, quello delle attrezzature, eccetera, ma siamo fiduciosi che in un prossimo futuro i modelli innovativi possano venire fuori anche qui in Sicilia, oltre che nella nostra nazione.